Ciao a tutti ragazzi, finalmente faccio un video tutorial sulla Pasqua, molto facile e non è niente di che. Allora vi dico che domani aprirò l'uovo di Pasqua insieme a un ospite speciale sul mio canale, quindi vedetelo, vabbè poi ve lo farò vedere domani. Quindi passiamo al tutorial. Allora, per questo tutorial ci vuole giallo marrone. Come attrezzi sono il cutter. Allora, iniziamo dal giallo. E facciamo un serpentello molto lungo. Anche molto magro. Perché ci serve appunto a fare nido. Dopo aver fatto questo serpentello, lo tagliamo in 6 parti. 4 e 5. Sono 5, quindi divido questa in due. Allora, chi è venuto un po' più, come dire, piccolo, lo allunghiamo un po'. Ok, prendiamo 3 parti. E li uniamo come stesso procedimento del marshmallow, scusate, l'ho fatto vedere. Poi prendiamo altri tre e li mettiamo e tre, quindi uno sopra l'altro. Poi facciamo un po' così, poco poco. E facciamo la stessa procedura del marshmallows, quindi intrecciamo così. Poi facciamo ottenere una forma circolare. Se volete potete, come dire, attaccare queste due estremità col dotter. E questo è il nido. Poi prendiamo il marrone e lo dividiamo, non proprio in due, questo pezzettino solo un po'. Facciamo una pallina e la sottigliamo da una parte, tipo gocciola. Facendo anche la punta triangolare. Quindi prendiamo il nostro nido e mettiamo l'uovo sul nido. Modo. Poi prendiamo il pezzettino che abbiamo lasciato e facciamo un serpentello chiattoncello, scusate. Poi lo dividiamo in due. Togliamo l'eccesso. Se volete tagliare l'eccesso, lo tagliate da sotto perché poi da sopra non ha più la forma di orecchie da coniglio. Quindi, poi qui, non forma dell'uovo va via, un po' più giù, gli mettiamo le orecchie
nostro uovo di Pasqua. Allora, so che questo, scusate, questo tutorial è molto semplice e anche un po' stupidino, ma volevo fare un tutorial di Pasqua con il fimo. Io ne farò altri di vari colori, l'uovo, quindi rosa, arancione, non solo di questo colore, perché saranno dei segnaposti per Pasqua, quindi io ne farò quattro per la mia famiglia. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel pollicione in su e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!